Ora ci colleghiamo con Luca Pompei per occuparci della strada Parco a Pescara. Questo perché c'è molta attesa per una sentenza, la sentenza del Consiglio di Stato su alcuni lavori, sui lavori che valgono circa 30 milioni. Buon pomeriggio Luca, ci sono delle novità? A che punto siamo con questa sentenza? Buon pomeriggio Paolo. Beh, innanzitutto va detto, come ricordava questa mattina il collega Pietro Lambertini sulle pagine del Centro, che questa è una storia che pensate va avanti da 30 anni. È il primo provvedimento per quanto riguarda la realizzazione di quest'opera è del 1992. Pensate quanti anni sono passati tra progetti sbagliati, incidenti di percorso e quant'altro. Soprattutto anche rispetto a una posizione assolutamente contraria alla realizzazione di questa ferrovia da parte di una nutrita componente di residenti di quella zona. Sta di fatto che c'è stata una sentenza della TAR che evidenziava dei punti di conflitto, sostanzialmente cinque prescrizioni riguardanti il progetto, relative alla larghezza della strada, alla presenza di numerose barriere architettoniche, insomma, ad elementi che non rendevano sicura, l'opera. Su questo poi è intervenuto il Consiglio di Stato che ha sì, dato la sospensiva, guardando prevalentemente all'interesse pubblico e quindi alla necessità di dar seguito ai lavori. Però i giudici del Consiglio di Stato hanno comunque sottolineato la fondatezza delle prescrizioni evidenziate dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale. E quindi da questo punto di vista cosa decideranno i giudici? Lo sapremo, dovremmo saperlo in giornata. Tra l'altro anche una polemica tra il Comitato Strada Parco Bene Comune e l'amministrazione comunale che in attesa di questa sentenza ha già avviato dei lavori di potatura di alcuni alberi e così come era accaduto ieri con l'apertura del cantiere del parco di Via Fornace e Bizzarri, i componenti del comitato parlano di prepotenza istituzionale senza attendere quella che sarà la decisione dei giudici del Consiglio di Stato. In giornata dovrebbero pronunciarsi, ovviamente se ci sono aggiornamenti, vi informeremo nell'edizione non solo delle 19.30, ma anche prontamente sul nostro sito www.rete8.it e sulle nostre pagine social. A te Paolo.